Ciao a tutti amici di SBAM, questa sera presentiamo due leggende, anzi una leggenda in due versioni differenti. Abbiamo due grandi pezzi, due spettacolari pezzi che ci sono stati gentilmente concessi dal dottor Cavaliere Davide Zappoli, nostro amico, grazie Dave. E cosa sono? Sono un SVD russo e un SVD cinese. Breve infarinata della storia. L'SVD è stato progettato nel 1963, anzi progettato, entrato in servizio nel 1963, progettato da un campione olimpico di tiro, arma di supporto di squadra, quindi da tiratore scelto di squadra, entrato in servizio nell'esercito russo e verso la fine degli anni 70, 1979, è entrato in servizio copiato e ottenuto per retroingegneria anche nell'esercito della Repubblica Popolare Cinese, sotto il nome prima di Type 79 e poi, come questo qua, di Type 85. Differenze a livello estetico praticamente nessuna, perché i cinesi, quando hanno introdotto il Dragunov, Type 79, l'hanno compiato pari pari a quello sovietico. Anzi, il primo modello cinese, il Type 79, ricalcava esattamente il primo modello di SVD russo, quindi con l'handguard con solo tre fori, e successivamente il Type 85 copiava il secondo modello di SVD russo, quindi con l'handguard, vedete, che è traforato esattamente uguale. Stessa alimentazione, stesso tipo di munizione, stesse mire, stessa ottica con le stesse specifiche, diciamo leggermente diverse, che adesso la vediamo, quindi sostanzialmente lo stesso identico fucile. Cambiavano semmai le finiture, ma adesso vediamo i due esemplari. Allora, partiamo dal russo. Il russo vediamo che ha, controlliamo che sia scarico, ok. Vediamo che è stato intanto prodotto a Izevsk, come tutti gli SVD russi, nel 1973. Possiamo vedere la sua ottica, PSO1, con ancora la sorgente, l'attacco per la sorgente degli infrarossi. Proviamo a smontare l'ottica. E vediamo l'unica forse differenza col cinese che vedremo dopo. Intanto smontiamo. La cover. Quindi vediamo anche magari le soluzioni progettuali, ovvero la molla integrata nella cover a prova di scemo, quindi non si poteva perdere. Vediamo il blocco otturatore con la sua auto-sear, diciamo, no, auto-sear, in realtà era un dispositivo che faceva sì che impedisse lo scatto del cane a otturatore non perfettamente chiuso. Vedremo che nella versione cinese questo accorgimento, diciamo, non c'è. Anche se non so dire se non ci fosse di base o fosse stato rimosso per ottemperare alle leggi americane in materia di armi automatiche, in quanto quell'affare lì puzzava molto di, appunto, auto-sear. Adesso lo rimontiamo, cerchiamo di rimontarlo. Ok, a posto. Poi, quindi, vediamo l'arrangement, diciamo, con la presa di gas regolabile a due posizioni. Abbiamo la posizione normale e la posizione di riarmo critico, quindi che si usava solo quando il ghiaccio o la neve o il fango rischiavano di ostacolare il ciclaggio. In teoria questo qua si muove bene anche a mano. In teoria era progettato che uno coi guanti dovesse infilare il fondello della cartuccia qua dentro
per regolarlo, ma a mani nude si riesce a fare anche a mano. Poi, a questo punto, non c'è altro da dire sul russo. Possiamo passare all'esemplare cinese. L'esemplare cinese, qua iniziamo già a vedere, intanto, queste strane scritte sono l'importatore americano. Dovete pensare che queste armi, spesso si pensa che siano armi, quando si dice norinco, uno pensa, sono state costruite. In realtà non sono state costruite appositamente diciamo, non sono delle repliche. Sono le vere e proprie armi dell'esercito cinese che sono state commercializzate tramite la norinco agli importatori americani. In questo caso vediamo CJA, non lo so, nel mio per esempio c'è la Century Arms International nella stessa posizione, anzi è qua c'è scritto Norinco NDM86, che è la denominazione commerciale, 762x54, made in China, ok. Qua abbiamo i marchi invece del Banco Italiano. E niente, quindi che altro c'è da dire? Semplicemente che queste armi sono state dismesse dall'esercito cinese, come dicevamo, sono state date, consegnate alla Norinco senza niente, senza ottiche, senza baionette, senza niente. Le uniche cose che sono state, diciamo, cedute forse sono i gibernaggi, che possiamo vedere qua. Perché le ottiche e le baionette sono state ricostruite interamente, diciamo. Infatti l'ottica, quest'ottica qua, è una copia dell'ottica originale. Infatti l'ottica originale, la cosiddetta JJJ, avrebbe le scritte in ideogrammi. Questa qua, diciamo, è stata rifatta per la versione commerciale. Stessa cosa per la baionetta, questa qua è la baionetta dell'NDM86, non ha l'attacco per tagliafili. Guardiamo invece quella sovietica verace, ecco che vediamo che ha tagliafili, no aspetta, com'è che si fa? Così, no aspetta, sono impedito, ok, si dovrebbe usare così in teoria. O comunque al tagliafili, il dorso seghettato, un minimo che vabbè non è quella, questa versione non è affilata perché è stata tolta la filatura per ottemperare la legge. Invece vedete che quella cinese è un paciugo, cioè io mi rifiuto di pensare che una cosa così sia una dotazione militare, non c'è tagliafili, non c'è niente, è un affare. Comunque niente, questa era la baionetta che veniva data nella dotazione dell'NDM86. Quindi abbiamo questa carinissima valigetta con la sua ottica, con i due oculari di due differenti lunghezze. Abbiamo, sì, questo qua e questo qua. No, questo non riesco a tirarlo fuori, ah, eccolo, sì. Non so che differenza ci sia, però qua c'è un coso che ruota, boh. Cosa qua dentro ci sono? Ah, le batterie di ricambio, sì, le batterie di ricambio, le pile sono, ah sì, i diodi di ricambio per far funzionare il congegno di illuminazione che era qua dentro, e qua c'è la batteria. Molto carino comunque, sì, con questi affarini di legno che si chiudono. E poi facciamo vedere anche l'altra differenza dal russo, che vabbè, come dicevamo prima, se qua guardiamo non c'è il blocco da otturatore chiuso. Quindi questo, ripeto, io non so dire se sia una cosa che è stata tolta prima di essere esportato in America oppure non ci fosse di base. Però io vedo che qua
si può vedere, non sembra sia stato fresato niente. O forse sì, no. Qua c'è un piccolo risalto, quindi potrebbe anche darsi che quell'affare lì in realtà sia stato tolto per ottemperare alle leggi americane in fatto di armi automatiche. Però sinceramente non so darvi la certezza di questo. Altre cose interessanti che possiamo vedere dell'esemplare cinese, questo qua ha il simbolo dell'arsenale 26, quindi diciamo è un esemplare militare in tutto e per tutto, l'anno di produzione 1985 e la matricola, esattamente come nel russo, stesso identico anche sistema di stampigliare le informazioni, arsenale, anno, matricola, tale quale nel russo, li ha proprio copiati all'ennesima potenza. E a livello di finiture, io sinceramente, lasciando perdere magari i legni che nel russo hanno subito anni di servizio, come anche nel cinese, ma poi nel cinese è stato palesemente ritoccato probabilmente in fase di commercializzazione, infatti sono lucidi, traslucidi, io nel mio li ho grattati, li ho tolti perché era orribile questa finitura qua, io li ho grattati, adesso sono molto più simili a questo qua, per dire. I legni, anzi, scusate, i ferri invece, si vede che in questo modello qua è una finitura ruvida. Insomma, sì, sembra quasi una finitura ruvidina all'occhio, infatti non è proprio liscia liscia. Mentre invece nei cinesi, ed era così anche il mio, è una finitura molto lucida. E anche questo io non so dire se sia una finitura che sia stata rifatta, e probabilmente è così, in fase di commercializzazione, insomma, non volevano mandare armi consumate. Questi esemplari sono entrambi praticamente nuovi, si può dire, perché anche il russo è in condizioni eccezionali, ce ne sono veramente pochi messi così. E anche a livello di tiro, adesso vedremo, questo qua dobbiamo ancora provarlo, quindi quando il cavaliere Davide si deciderà lo proveremo. Il cinese, io ho, diciamo, ho l'esempio del mio, che spara veramente bene, però sono curioso di provarli fianco a fianco nella stessa giornata con le stesse munizioni. Cosa ci rimane da dire? Analizziamo un pochino il resto del corredo cinese. Qui abbiamo, boh, sembra la fiaschetta di Action Man, verde, boh, cosa contiene? Niente. Questo affare qua, che è questa bellissima porta sigarette che contiene tutto il kit di pulizia, c'è una molla di ricambio che credo sia quella la molla di riarmo, quella che attiva il pistone di riarmo, uno spazzolino, questo cos'è? Credo che sia il porta stracci. Questa qua è la vite e la chiave per regolare, penso, mire, c'è anche il cacciaspine qua, che no, non esce, boh, è incollato, non so che cazzo serve questo affare così incollato qua, non so che senso potrebbe avere, forse solo incollato, però non lo voglio staccare, sennò il cavalier Zappoli mi incula. Qua c'è un cacciaspine, sì, quindi molto interessante tutto questo. Adesso non si richiude più che due marroni. Ok. Altre cose. Cos'è sta affare qua? Oh, c'è un cazzo buffo qui. Cos'è per fare la pasta? Oh. Non so che cazzo. Ah, sì, questo qua è il regola mirino. È per regolare le mire metalliche. Invece nel kit del russo abbiamo la sua ottica, abbiamo questa taschetta che contiene anche qua le batterie che ormai saranno completamente scariche,
Made in Bulgaria. Bello. E qua dentro cosa c'è? Boh. Vediamo. Ah, la boccettina dell'olio, sembra quella del Mosin, marcato Izersk. Rimettiamola via con tutte le cautele del mondo. Questa carta, così la carta puzzolente originale non si rovina. Cerchiamo di rimetterla via. Ok. Poi questa taschetta qua, non so dove andasse portata, credo nello zaino, o, anzi no, nella giberna, qua andava tenuta qua dentro, immagino. Qua abbiamo i portacaricatori che contiene 1, 2, 3 caricatori. E qui abbiamo il kit di pulizia, ricorda un po' quello della K, con il tappo proteggivolata da mettere qua in cima per non rovinare, sbacchettando immagino, la finitura della bocca. E qua dentro ci sono gli spazzolini, ci sono anche qua cacciaspine, scovoli. Abbiamo questo affare qua che è un cacciavite con questa chiave. Vediamo di rimettere tutto a posto. Ok. Chiudiamo tutto. Quindi rimettiamo dentro. E invece c'è questo qua, sti cavi che dovrebbero essere il congegno per attaccare l'infrarosso, no, in qualche modo. Servivano per attaccare, sì, sì, in teoria era l'affare, andrebbe qua dentro questo qua. Boh, io non l'ho mai visto questo affare qua, sinceramente. Credo che sia l'attacco per la batteria di quando si usano gli infrarossi, ma anche qua, lasciatemi il beneficio del dubbio, non ho mai visto questo affare qua. Credo che sia quello comunque. Quindi tutto molto interessante. Cosa ci resta da dire? La baionetta del russo praticamente l'avevamo già vista prima. I caricatori sono gli stessi, sono intercambiabili. Questo qua è quello del cinese, questo qua è quello del cinese. Questo qua è quello del russo. Vediamo che il caricatore russo monta sul cinese e il caricatore cinese monta. Oddio. Sul russo, quindi compatibilità al 100%. Sganciamo, così non facciamo casino, non rischiamo di fare casini. Vabbè, che la finitura è diversa, si vede. Dai, staccati, maledetto. Ok, rimettiamo tutto a posto. Buona, a posto. Quindi abbiamo analizzato questi due pezzi. Ripeto, non ci manca che provarli al poligono. Ragazzi, buona serata, spero vi sia piaciuto e alla prossima puntata. Grazie Dave ancora.